di casa Fiat leggermente sui duri sterrati di gara, ma la foga di tanti tra i giovanissimi piloti ha assottigliato un po' il numero degli arrivati. Eravamo un po' timorosi perché in effetti una gara su terra così impegnativa ci faceva avere qualche dubbio, invece si sono dimostrate veramente molto valide. La vittoria è andata al toscano Dati, che ha avuto come al solito in Pedersoli il suo più acerrimo rivale. Il bresciano è infatti perso esclusivamente per una penalità inflittagli per un passaggio a spinta a un controllo orario. Buona anche la prova di Zecchin, rallentato da un contatto con una pietra e dalla successiva foratura, quando era al comando. Nel femminile vittoria della Rossi, mentre tra i debuttanti primo posto ancora per Macaluso dopo una squalifica post-gara di Nattoni. Termina qui anche la nostra puntata di oggi, appuntamento innanzitutto con la replica sabato mattina intorno alle 10 e poi con la prossima puntata lunedì 23 giugno. Parleremo di campionato del mondo, rally dell'Acropoli, campionato italiano assoluto, rally del Salento e campionato italiano 2 litri, rally marca trevigiana. Appuntamento quindi da non perdere, ciao! Un appuntamento con Tinaco. I pneumatici della tecnologia tedesca. Benvenuti a Italia Uno Sport, un appuntamento molto asciutto questa notte in cui vi offriremo tante notizie e la sintesi della 16ª tappa del Giro d'Italia. Tra poco cederemo la linea a Nicola Kalatopoulos per Studio Sport, in primo piano la nazionale di calcio partita nel pomeriggio per la Francia, dove parteciperà nei prossimi giorni al torneo di Francia con Brasile, Inghilterra e appunto Francia. Nella nazionale italiana ci sono dei nomi nuovi e un paio di ritorni. E allora diamo subito la linea a Studio Sport, così ne sapremo di più. Noi ci rivediamo dopo con il Giro d'Italia.